Buonasera dal Palarovagnati di Biassono. È la prima di questo 2020 e di fronte si trovano il Team Serviscar Roller Monza e il Carispezia Sarzana. Andiamo a vedere quali sono le due formazioni. Partendo dagli ospiti con Simone Corona, che è il primo portiere, e Alessio Bianchi, la sua riserva. Poi con l'11 Davide Borsi, con l'87 Frani Pinazzar, con il 54 Andrea Fantozzi, con il 6 Negro Moiano, con il 78 Geronimo Garcia. Poi abbiamo col 46 Andrea Perroni e con l'87 Chicco Rossi. Dall'altra parte il Monza, che avrà Stefano Zampoli tra i pali, il suo vice Lorenzo Boldi, e poi la classica numerazione col 2 Zucchetti, col 3 Lazzarotto, col 4 Ie, con il 6 Capitan Martinez, con l'8 Schena, con il 7 Galimberti, con l'8 Schena, con il 21 Paul Franci, con il 44 Davide Nadiri. I due allenatori sono due icone dell'hockey mondiale, Alessandro Bertolucci sulla panchina del Sarzana dei Miracoli, di cui poi ovviamente ampiamente ne parleremo, l'altro è Tommaso Colamaria, il tecnico del Monza. Gli arbitri si sono, c'è una coppia di salernitani, ovvero con Ulderico Barbarisi e Carlo Iuorio al tavolo, due lodigiani, ovvero Enrico Ugeri e Massimo Rebughini. Questa è la prima della stagione 2019-2020, la prima di questo nuovo decennio. Una gara che vale tanto per la classifica, il Sarzana che occupa in questo momento la settima posizione a quota 20 punti, il Monza che è nella zona playoff ma non in quella di finale di Coppa Italia. Monza che ha ottenuto solo 3 vittorie nelle prime 14 di campionato, Sarzana il doppio, 6 vittorie in queste prime 14 giornate, 13 nel girone di andata nella quale il Sarzana ha ottenuto la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia. Finale di Coppa Italia dove i rossoneri, intanto ci ha raggiunto il presidente Andrea Brambilla, dove i rossoneri giocheranno con il Porte dei Marmi, che è la seconda classificata, Sarzana da settimo, poi incontreranno la vincente di Breganze Valdagno. Dall'altra parte Lodi Scandiano e Viareggio Trissino, questo nell'ultimo weekend di questo febbraio bisestile che vedrà il 29 con noi, eccolo qua, Andrea Brambilla, nuovo anno, diciamo per il tuo Monza anche nuovi propositi, visto che insomma l'inizio di stagione non ha rispecchiato ciò che erano le speranze. Buonasera a tutti, buon anno, Monza che deve assolutamente invertire la rotta, abbiamo finito nella maniera peggiore questo 2019. Ci auguriamo che questa sera comunque la squadra possa reagire. Abbiamo visto i ragazzi allenarsi bene anche durante la pausa natalizia. Mister Colamaria ha cercato di infondere un po' più di grinta e i ragazzi hanno comunque risposto bene. Vedremo se questa sera riusciremo ad avere la meglio, una formazione che come noi lotta sempre al 100% come il Carispezia Hockey Sarzana. Sì, Sarzana che ha avuto un inizio un po' così, poi ne ha messe in fila 4 di vittorie consecutive, nell'ultima è caduto in casa con il Trissino in un match nel quale ha comunque mantenuto la testa fino a pochi istanti dalla fine, perdendo per 3-2 per mano di un gol di Andrea Malagoli, che insomma nel finale ha quasi 4 minuti al termine, ha messo fine a quella striscia positiva. Poi il Sarzana è inserito anche in un girone di Eurolega, così come il Monza, no? Monza nel gruppo B, il Sarzana nel gruppo C. Monza che finora ha perso male a Porto, ha pareggiato col Noia, ha battuto il Biasca, invece il Sarzana che ha incontrato Barcellona e Benfica, anche qui non è andata bene, e poi ha ottenuto un pareggio con la formazione tedesca. Ora sembra che Barbarisi dia il via, abbiamo 4 minuti di ritardo, ma poco importa, eccoci qui con i quintetti, quindi Corona in porta, Chicco Rossi, Frani Pinazzar con Borsi e Garcia.
dall'altra parte Zucchetti e Polfrangi, Oye e Martinez, mentre va altissimo il Monza a rubare questa prima pallina. Julio Martinez per Marco Oye sulla laterale di sinistra, con Julian Martinez ancora in possesso di sfera Monza, che è partito molto alto. Una palla rubata subito a inizio gara. Il Sarzana, che si è allenata durante tutte le feste, abbiamo visto il calendario di sessioni di allenamento volute da Alessandro Bertolucci, e ora attenzione a Polfranci. Monza, che invece si è allenata un po' più a singhiozzo rispetto ai rossoneri, ma ora si è in pista, e quello che è tutto il lavoro lo vedremo adesso. Intanto Sarzana, una partita che è già partita, una partita che è già iniziata con un discreto ritmo e una buona dose di intensità. Ora Garcia cerca blocco, finta Rossi, poi gira Sarzana, che adesso deve rimpostare, cambia lato, infine per Borsi, occhio alle sue conclusioni, e si va a cercare l'uscita dietro porta. C'è la doppia uscita dietro porta, Kiko Rossi e Garcia. 10 secondi alla fine di questa azione offensiva, e Borsi che spara ma trova il bastone di Martinez, che respinge Marco Ye, la sassata con la sfera che esce. Corona quasi sorpreso dalla conclusione, perché di fronte si aveva un muro. Mi sembra che Monza, per esempio, tra Milano, abbia iniziato un buon piede. Sì, era partito molto bene, anche ottima la stoppata, diciamo, di Julian Martinez ai danni di Davide Borsi. Adesso però Monza che perde la palla, la riconquista subito un Marco Ye molto ispirato, si cercano nuovamente. Devo dire che comunque è una bella partita fino a questo momento, stanno veramente affrontandosi sempre a testa alta le due formazioni. A testa alta, viso aperto, la prima conclusione di Marco Ye, con due squadre che hanno nel DNA la fase offensiva, verticalizzano, attaccano. Il Sarzana ha 55 gol di fatturato stagionali, con ben 4 uomini di doppia cifra. Monza, che ha sempre faticato a trovare il gol, anche se il Sarzana ne ha subiti 55, stessa cifra in passivo dei monzesi, ma l'attacco è più sterile, quello dei Brianzoli, ovvero solo 36 le reti all'attivo, anche se c'è stato un netto miglioramento nella fase finale di stagione. Qui Marco Ye va a cercare il taglio verticale di Julian Martinez, con Garcia. Dovevo Garcia, l'ex Olimpia di San Juan, diagonale, e Zampoli che va a rilanciare direttamente su Zucchetti. C'è la transizione del Monza, il rovescio con il bastone di Pignazzar, che legge bene la traiettoria della pallina, serve Garcia al tiro, c'è una deviazione che sporca la sfera. Qua Borsi la mette in mezzo, ma riparte la 4% Monzese. Oye, Polfranci entra in area, conclusione sterile. Qua fallo netto di Borsi, che spinge con la mano Zucchetti, in fase di lancio, e Zucchetti se la mette con ruolo, dice guarda che mi ha agganciato. Ma il metodo arbitrale dei due, ovvero Iorio e Barbarisi, di solito pulito, due arbitri che lasciano giocare sempre in giro. Sì, fino adesso oltretutto le due formazioni si sono affrontate anche molto molto bene. Un Monza che finalmente ha cercato un po' di verticalizzazione, soprattutto con la coppia Martinez-Oye. Adesso vedremo un Matteo Zucchetti, anche lui oggi. Sono tutti molto molto ispirati, probabilmente sono servite anche le parole di Tommaso Colamaria, che ha cercato di spronare i suoi ragazzi al risultato migliore possibile. Monza che comunque mantiene il possesso di palla, adesso è Polfranci che porta avanti, scambio con Julian Martinez, la palla va in diagonale a cercare il triangolo, poi entrambe finiscono nell'angolo, dove da un lato Chicco Rossi ha la meglio. Vediamo se porta via la palla, niente da fare. Iorio fischia il fallo su Chicco Rossi. Sì, non ha portato via la palla, ma ha portato a casa un fallo di squadra, e dopo 3 minuti siamo già 2 contro il Monza, 1 contro il Sarzana. Un Sarzana che va tantissimo anche alla conclusione da fermo, al tiro diretto. Sono ben 19 i tiri diretti dei rossoneri in stagione, anche con una discreta percentuale. Ora prova ancora un'azione centrale la formazione rossonera, Chicco Rossi con Zucchetti, scarico con Borsi che apre il rovescio. Questa è una buona azione dei rossoneri, con Borsi che ruba pallina, Zampoli esce in un tuffo con la punta del bastone,
azione pericolosa ma efficace del portiere monzese. Ora Paul Franci con Oye che si trova imbrigliato nella morsa difensiva di Rossi. Pinazza scarica per Borsi, occhio a questa transizione, la palla resta tra le ruote del pattino di Marco Oye che poi perde il bastone andando ad agganciare la sfera. Qui Vico Rossi con l'intervento ottimo ancora di Paul Franci in collaborazione. Intanto la lettura di Pinazza, carica bordata centrale, la sfera è alta, esce, fisca Barbarigi, Monza che può ripartire sempre con Marco Ie, c'è tanta intensità, 5 minuti di buon hockey comunque qui al Pallaro Bagnati, i primi 5 minuti di questo 2020 sono positivi nel senso del ritmo dello spettacolo. Gira Matteo Zucchetti, laterale di destra, gran lavoro di corpo con le tinte, ma deve uscire di nuovo al Capitan Martinez, classe 89, il più vecchio in pista, insieme a Davide Borsi, entrambi coetanei. Qui Paul Franci la perde, se ne va il Pinazzar che chiama i suoi. Avete visto l'urlo di Frani Pinazzar perché nessuno ha seguito la transizione. Segnale anche che questo Sardana un po' teme il Monza e gioca anche discretamente coperto. Sì, un Monza che gioca più chiuso, vediamo una difesa sostanzialmente fatta in due fasi, la parte i due difensori dietro giocano molto molto attaccati, a circa un metro e mezzo dall'attaccante, e adesso però perde palla Matteo Zucchetti, è un fallo e sì, è stato il fallo di squadra. E dicevo che comunque è un Monza che gioca con i due giocatori anteri davanti, un po' più lontani dall'avversario, mentre Sarzana che gioca sostanzialmente con la stessa distanza e gioca molto aperto, e in effetti capiamo anche il motivo per cui in queste prime fasi Monza è riuscito comunque a fare il suo gioco lì davanti a Simone Corona. Ed ora si riparte con la punizione dalla tre quarti, sono già tre i falli contro il Team Service Car in questi primi 5 minuti e mezzo, quindi molto probabilmente andremo anche presto al tiro diretto per il decimo fallo. Qua Borsi in cerca di reazione, Rossi è bravo con un colpo di reni, Stefano Zampoli ad andare a respingere la sfera sulla ribattuta in pista dalla balaustra, situazione che ha creato non pochi disagi in Eurolega, dove una respinta della balaustra di fondo pista negò in sostanza una vittoria contro il Noia, ma ormai è acqua passata. Ora i Pinazza che va a far girare la squadra, è cresciuto tantissimo il giocatore di Buenos Aires. Ora occhio a Chico Rossi attaccato da Zucchetti, poi Borsi per Chico Rossi, fuori ancora il Pinazza che cerca centralmente una soluzione. Sardana che quando va per vie centrali fa sempre fatica. Ora protezione di sfera di Francesco Rossi, occhio perché gira dietro porta, poi recupera la sfera, arriva ancora Paul Franci che è sempre molto bravo, poi alla terzo tentativo riesce a mettere in mezzo una pallina sulla quale Frani Pinazzar non riesce a concludere. Ora il Monza che può ripartire con Marco Iello, quella di sinistra, va a scappare con Paul Franci, bravo, bravissimo Paul Franci nelle situazioni difensive. Ora prova a fraseggiare in fase offensiva la formazione in casacca azzurro-blu questa sera, ma è il bianco-rosso-blu quello, i colori dei Monza di occhio, perché Martinez va su Vico Rossi, dice che c'è un aggancio Barbarigi, probabilmente qui Rossi, la lettura di Barbarigi è stato Rossi ha perso il possesso e Martinez ha cercato di intervenire sulla sfera ma con il corpo ha fatto protezione eccessiva il giocatore con il 57 sul dorsale, la traversa con una Veronica, grande protezione di palla un po' l'Aldo Belli, Paul Franci, protezione di pallina, Veronica girata traversa e prima vera grande occasione per il Monza, la segnavo dopo 7 minuti e mezzo con una pallinata che finisce sulla mano di Marco Ie, molto molto doloroso. In effetti era stata una bellissima azione quella precedente, velocissima la Veronica di Paul Franci, veramente incredibile, anche un portiere veloce come Simone Corona è rimasto sostanzialmente fermo, la traversa lo ha salvato e adesso dopo essersi ripreso Marco Ie, nonostante il colpo alla mano, continua a giocare e adesso è Garcia che porta avanti palla, riesce a contenere l'attacco di Matteo Zucchetti, adesso Davide Borsi dal centro, finta di tiro, poi
nuovamente il negro Moiano, tiro che rimbalza ancora una volta dietro. Sì, qua presidente Barbella si è bloccato sull'azione del negro Moiano. D'altra parte Marchione non è riuscito a concludere, ha impiegato troppo tempo tra il momento in cui ha caricato il bastone e ha colpito la sfera, e dunque si riparte tra gli piedi a terra. C'è un blocco altissimo del negro Moiano, dell'ex Bancaria, pescato quest'anno da Alessandro Bertolucci in Argentina. Sapete, poi il Sardana ha perso quello che era il bomber della scorsa stagione, ovvero Rampuglia. Qua c'è il taglio di Martinez con questa palla in mezzo, intelligente, ma la chiusura poi di un difensore come Davide Borsi, che carica rovescio, lo esplode, non c'entra la porta per una spanna. Occasione per il Sardana, Martinez va a cercare una finta e tira uno scarico su Zucchetti. Occhio, perché il Monza ha una buona occasione con Martinez che non arriva, in questo bel passaggio di Polpacci. Qua Monza pericoloso dopo il rovescio di Davide Borsi. Borsi ora è sulle tracce di Marco Ye, che va a portare un blocco alto che riceve da Martinez, che in mezzo all'area non c'è un dai vai, c'è passaggio e blocco sempre nella stessa zona di pista da parte del Monza. Di Borsi cade Zucchetti, il fallo è di Zucchetti, scintille tra i due, Borsi spinge, Zucchetti commette il fallo perché blocca la ripartenza dei rossoneri. Se ne sono andati quasi, anzi 9 minuti e 10 secondi, sempre reti bianche qui al Palazzo Bagnati con Geronimo Garcia verso Davide Borsi. Questo anno qui terminò con un pareggio per 2-2, esattamente come nel match di andata, con una rete più che dubbia segnata al Monza, che non varcò la linea, e Di Domenico alla sua posizione non riuscì a interpretare quella situazione, dando il gol del 3-3 al Monza. William Martinez apre per il mancino di Reus, che si accentra, scarico Paul Franci, vediamo se entra adesso, prova uno, c'è una deviazione, la recupera Davide Borsi che va a giocare dietro porta per la ripartenza di Fran Ipignazar. Tocco di Paul Franci, fallo di Paul Franci, Carlo Iorio molto bravo in questo fischio. Fallo ancora di Zucchetti, purtroppo è arrivato da dietro toccando con una tocco di bastone leggerissimo, Carlo Guario era lì davanti e come il giocatore di Sardana si è spostato, ha chiamato il fallo di squadra. Questo Sardana che riparte con possesso di palla di Ipignazar, palla verso Chico Rossi sul lato sinistro coperto da Stefano Zampoli, e Chico Rossi seguito da Matteo Zucchetti. Ancora negro Moiano a centro pista, gran tiro scagliato, ci sono Zucchetti e Chico Rossi, ma c'è anche Stefano Zampoli che fa buona guardia. Tiro centrale, adesso ancora il Monza con Luca, il capitano Julian Martinez, non contiene la palla che finisce contro la parte di fondo pista della balaustra. Adesso ancora il Sarzana, nuovo tiro che però viene deviato, e c'è sempre una doppia copertura da parte di Marco Ye, da parte di Julian Martinez. Riparte adesso il Monza. Si riparte con la verticalità, verticalizzazione di Paul Franci per Martinez, la conclusione ancora Paul Franci, qua un po' distratta la difesa rossonera, bastone di Simone Corona che picchia sul parquet proprio per ricavare l'attenzione, alza e schiaccia, piccadigna da parte di Matteo Zucchetti, ma copre molto bene il palo. Ora Chico Rossi con i tre argentini, no, perché esce Pignazar, entra Davide Borsi, vediamo il dai e vai, non c'è perché ci sono due giocatori su Ipignazar, c'era una superiorità numerica da parte di Martinez e Zucchetti, i due nonostante fosse una superiorità numerica commettono il fallo numero 7 da parte del Monza. 13-42 alla fine del primo tempo, 7 falli già di squadra contro i ragazzi di Tommaso Colamaria, che stanno mettendo tanta intensità. Sì, tanta intensità, in questo momento direi che gran parte dei falli di squadra è stata commessa da Matteo Zucchetti, anche l'ultimo fallo che infatti subito Tommaso Colamaria ha richiamato in panchina, forse un eccesso di dinamismo da parte sua, soprattutto in alcuni falli che potevano essere tranquillamente evitati. Sta facendo anche il suo gioco Davide Borsi,
per cercare di aizzare un po' la lotta, che comunque abbiamo già visto nella partita di andata aveva dato comunque spettacolo. Monza che comunque adesso è comunque una situazione pericolosa, perché i falli sono 7, a differenza della Cari Spezia Hockey Serzano, che ha 3 falli, può continuare tranquillamente la sua tattica difensiva. Vedremo adesso cosa dirà Tommy Colamaria. Finisce in questo momento il time out e Barbaresi invita tutti a rientrare in pista. Sì, intanto ha uno schemino disegnato dalla laterale di sinistra, Tommaso Colamaria con Paul Franci, il terminale a cui erano riferite le informazioni di Tommaso Colamaria era Paul Franci. Vediamo cosa succederà in questi 13:42, sostanzialmente un quarto di partita se n'è andata con una traversa colpita da Paul Franci e un Sartana che comunque è sempre lì, squadra che resterà fino all'ultimo secondo attaccato alla partita. Occhio Borsi, giro, la conclusione di Negro Moiano, qua cade Chico Rossi, il bastone di Oia resta tra i pattini di Chico Rossi, non c'è fallo, qui cade Chico Rossi, c'è il fallo e Marco Oia va da Barbarisi, si prende un warning, occhio Borsi, blu, ha girato a Barbarisi, invece si è rapido, neanche un warning, è partito cattivo Barbarisi, poi ha detto vabbè, no, sì, mi ha dato questo warning, l'ha guardato anche male, secondo me la prossima, a parte che la prossima c'è il blu ugualmente, come da regolamento che ben sappiamo. Ora Borsi parte la terra di sinistra, rovescio che gli esce male dal bastone, e dunque Marco Ye e Matteo Galimberti che si accentrano, quindi Galimberti con il 4, Brianzolo verso Martinez, Galimberti carica, prova una conclusione sulla quale fa buonissima guardia Valenzio Rossella, qua c'è possesso per il Monza, ora Paul Franci che se ne va ancora con la Veronica, Paul Franci, un numero, la sfera che esce di mezza spanna, veramente in gas, Paul Franci Jimenez che va quasi a recuperare questa pallina, occhio perché qua deve fare un numero, non riesce Garcia e parte contro il Monza, Galimberti, Galimberti girata, Paul Franci, il tocco fuori, indemoniato Paul Franci Jimenez, Marco Ie entra. Attenzione che c'è un urlo di Barbarisi folle, basta, basta a Bertolucci, il fallo di squadra è comunque il nono di stagione, è la prima volta non solo nei primi 12 minuti e 20 ma nel primo tempo in cui il Monza supera quota 6 falli e a 9, al prossimo ci sarà già un tiro diretto per il Sarzana che in stagione ne ha già tirati 19 e questa sera comodamente arriverà a 20, magari anche a 21, occhio perché c'è Garcia, qua si rimette a posto quasi con un rombo, il taglio dal lato debole del Negro Moiano, la palla è fuori, la partita è 0-0 ma molto bella, Julian Martinez con Borsi che fa tanta pressione e che un po' di mani addosso, ma è tutto lecito, ora Marco Ie 12-12, carica e salta fuori Galimberti, c'è Martinez, il gioco 2 col taglio dalla terra di sinistra, eccolo qua, quello disegnato Tommaso Colamaria, ma c'è la buona copertura difensiva da parte di Garcia, Galimberti, blocco di Paul Franci, indeboniato Paul Franci con questa palla dentro per Galimberti, traverse, giocate, assist, recupero difensivi decisamente l'MVP di questi primi 12 minuti, occhio che c'è Rossi dietro la schiena di Marco Ie e pericolo, scampato con un passaggio in uscita dietro porta che è errato di un paio di spanne, ora Sarzana che se la può giocare con questo rovescio esterno della rete del Negro Moiano del numero 8 classe 98 e ora il Monza può ripartire, Marco Ie dalla sinistra, Marco Ie si accentra, Ie, Ie non riesce a concludere, c'è un colpo sul bastone di Ie, direi evidente, ma Barbarisi è dal lato sinistro, Ioro da quella parte non fischia, sembrava evidente qua il fallo su Marco Ie. Sì, e in questo momento diciamo che Sarzana sta un po' godendo della tranquillità di Barbarisi, perché così come ha fischiato con molta velocità il fallo di Matteo Zucchetti, il tocco leggero di bastone, ci stava anche i falli continui anche di Davide Borsi. Scusami presidente, di Giulia Martinez che va a recuperare una gran pallina in allungo, occhio a Martinez, la mette in mezzo, la colpisce Negro Moiano, c'è un 1 contro 3 da parte di Moiano che si diventa un gol spettacolare, 1 contro 3, protezione di palla, conclusione quasi senza caricare, palla sotto l'incrocio alla testa di Zampoli che non si accorge neanche della partenza del tiro,
e quando sono trascorsi 14 minuti e 25 secondi è Mogliano al suo gol numero 8 in stagione e porta in vantaggio i rossoneri. Monza che forse negli ultimi minuti aveva trovato più soluzioni anche nelle ripartenze e invece a passare sotto Sarzana. Sì, come spesso succede in questo sport, sappiamo che le situazioni si possono ribaltare in pochissimi minuti, però un, in questo momento stiamo vedendo un Sarzana che è andando tanto in pressione. Qui è Paul Franci che ha provato, adesso è Chico Rossi che taglia tutta l'area, riesce comunque a mettere un tiro che Stefano Zampoli para, poi riparte Monza con Galimberti il lato destro. Vai, attenzione qua, attenzione, e qua stavolta è Barbarisi che estrae un blu, è giustissimo, in questo caso è giustificato. Stupendo Barbarisi mentre gli va a minare con le dita, pollice indice, l'hai agganciato, cosa vuoi che ti faccia? E qua c'è un blu sacro santo. E dunque è entrato in pista ed è anche uscito Fantozzi. Non ho fatto neanche in tempo a nominare Fantovasi Junior e quindi Luque sembrava evidente. E dunque espulsione per Fantozzi e Mogliano che ha sbloccato non più di 30 secondi fa. Ora tiro diretto con Matteo Galimberti a sfidare Simone Corona. Andiamo Barbarisi inflessibile, tutti dentro l'area, si può partire, alza il braccio, parte Galimberti contro Simone Corona ed è il gol di Matteo Galimberti che lo beffa con una conclusione raso terra e c'è il pareggio da parte di Matteo Galimberti che segna il suo settimo gol stagionale. Sono 5 campionato, 2 in Eurolega e dunque con Galimberti che rimette in parità, probabilmente giusto così, presidente Brambilla, perché insomma il vantaggio di Sarzana è arrivato su una situazione di ripartenza. Qua un'ingenuità di Fantozzino e Monza che comunque non meritava questo risultato. Sì, anche perché la partita è, stiamo parlando di una partita molto equilibrata, molto bella. Spero che non venga decisa dall'eccessivo zelo arbitrale perché sarebbe un peccato. Però comunque vediamo che in questo momento anche un Galimberti molto ispirato è andato sicuro sul tiro a uno e ha beffato stavolta Simone Corona con una bomba che si è infilata sotto il gambale alla sinistra di Simone Corona. Mentre andiamo a vedere quali sono gli altri risultati, a Bassano il Porto avanti 2-0, Scandiano Valdagno 1-1 e Montebello avanti 2-1 sul Follonica in Monza. Sarzana 1-1 con Reggio Lodi domani alle 18, esattamente come Prissino CGC via Reggio. Dunque 10-04 il gol di Galimberti. Monza che sui tiri diretti viaggiava con il 10%, alza un pulino la percentuale, siamo 2 su 11 in casa Monza. Dall'altra parte ne ha tirati 19 e adesso siamo a 20, siamo 6 su 20, 6 su 19, questo è il ventesimo. Fallo stupidissimo, Davide Nadini, appena entrato. Sì, di Fantozzi e Nadini, entro e mando uno in lunedì al tiro diretto. Sì, sì, in questo caso sì, perché il fallo è stato veramente inutile. Oltretutto a 9 falli ha puntato sul dischetto il Carispezzi a Sarzana. Adesso dobbiamo sperare che Stefano Zampoli faccia il suo. Vediamo, attenzione, parte Mogliano, si impapina e stavolta è Stefano Zampoli, grandissimo, a riuscire a deviare la palla. Il negro Mogliano ha troppo eccesso di zelo, ha aspettato troppo, secondo me eccesso di zelo, e i due errori principali sono stati innanzitutto la velocità di esecuzione e poi è avanzato troppo con il bastone e dunque siamo in 4 contro 4 perché quello era il pitch del fallo. E ora Galimberti va a recuperare un rimpallo, poi va a aprire per Davide Nadini che scopre la palla, viene lanciata da Negro Mogliano
la trova Davide Borsi, la caccia via molto bene Julian Martinez, Monza lì pericoloso con quell'incursione centrale di Davide Nadini, dunque il 10° fallo che se n'è già andato, curioso perché davvero mai era successo alla formazione di Tommaso Colamaria. Questa conclusione fa protezione Nadini, qui c'è un fallo da parte di Rossi che spinge e cade addosso a Nadini, questo è il quarto fallo contro il Sardana. Ora Galimberti che ha uno spazio centrale, va a servire Martinez verso Marco Ie, apertura ancora Galimberti, manca 8:50 al termine di questo bel primo tempo, 1-1 qui al Palarvagnati, al gol di Negro Mogiano, la magia di Mogiano, ha risposto Galimberti su tiro diretto. Ora Chico Rossi, occhio perché c'è il taglio di Borsi, fa velo Mogiano, si apre Chico Rossi che fa protezione, davanti a sé, vediamo Ie, occhio all'uscita dietro porta di Borsi, bravo la lettura alla sotterra, Stefano Zampoli che fa buona guardia, tocca la sfera e il cronometro, il countdown, 45 secondi di possesso palla, si riazzera, c'è anche una discreta cornice di pubblico, non tantissimo ma qualcuno in più lo abbiamo. Un nuovo anno si vede che porta subito bene a livello di pubblico. Con questa palla messa in mezzo da Borsi, vero di Rossi, ma Zampoli è in posizione. Ora Galimberti che è entrato molto bene nella partita e un Monza che nonostante l'uscita di un ottimo Paul Franci non ha passato i propri ritmi, occhio a Martinez, lo mette in mezzo, non ci arriva Nadini ma c'è la ripartenza del Sardana con Borsi, la bordata alta, ritorna in pista, fisca Barbarisi, team già visto in casa Monza con un autogol di Zampoli, ora Galimberti carica, c'è il bastone di Pignazza a contrastare, molto bene, è dell'87 rossonero. Aspettato ancora qualche secondo, ma c'è Matteo Galimberti, è partito, 1-3, poca possibilità sul tiro con davanti uno come Davide Borsi. L'ultimo 1-3 che abbiamo visto era Mogiano che andava a tirare, e qui il pallo è di Negro Mogiano. Devi stare attento Mogiano ad alzare la manina, a mandare a quel paese Barbarisi. Intanto c'è l'ingresso della classe 2001, Pietro Lazzarotto, 70 presente già lui, 2001, alla terza stagione in casacca HRC. Ora Lazzarotto apre per Julian Martinez, intensità che non ci abbandonerà mai in corso di questo match. Davide Nadini di fronte a Mogiano con Galimberti, blocco di Martinez, apertura per Nadini, ancora Lazzarotto che svista per Capitan Martinez, con Galimberti che cerca un finezza ma legge tutto ai Pinazzar che riparte, taglia per Borsi, trova Lazzarotto sulle proprie tracce, intelligente anche Lazzarotto che con maestria si porta via Borsi. Ma se hai 18 anni ma ne hai già giocato 70, intanto attenzione Lazzarotto, laterale di destra, Lazzarotto mette in mezzo, arriva a salvare tutto, ancora a fare di Pinazzar per lui, 58 partite, questa è la 59esima in maglia rossonera, 42 per uno che non è propriamente una prima punta. Ora Galimba, occhio perché da lì c'è la sua mattonella, Galimberti laterale di sinistra, il fallo è di Davide Madini che si aggancia con Davide Borsi. Barbarisi vede il fallo del 44, ex UBP e Correggio, e dunque time out chiesto da Sardana con Alessandro Bertolucci. Davide Borsi che questa volta si è proprio lasciato cadere perché non mi sembrava un fallo, perlomeno un normale appoggio di gioco. Davide Borsi probabilmente per interrompere l'azione si è lasciato un po' cadere, ci sta il fallo per Barbarisi. La situazione 11 falli contro 5 del Sardana. E in genere, ripeto, per controllare gli altri statistici, Monza è una delle squadre che va a tirare meno tiri diretti rispetto alle altre concorrenti della Serie A1, ovvero i 15 falli raramente vengono raggiunti, è proprio una questione di anche cattiveria dei singoli, intensità e modo di approccio alla partita. È rientrato intanto Pantozzi, e quindi Alessandro Bertolucci ha rispedito subito in pista 3 minuti dopo, più o meno 4 minuti dopo il fallo del che l'ha portato al cartellino blu. Ora Borsi, Pinazzar, Mogiano e Pantozzi.
occhio anche alle conclusioni del 54 in maglia rossonera, occhio perché qua Nigromociano lavora, arriva Galimberti e butta giù una pallina. Sì, ci ha provato a mettere la palla sulla pista, ma non era partito. Mociano che aveva i pattini girati dall'altra parte, proprio non si è accorto di questo scarico in profondità. Ora un gioco a due, Martinez e Nadini con la verticalizzazione di Martinez e di Nadini con la palla che resta a metà pista. Lazzarotto qua con un lavoro davvero da gran giocatore, Martinez non libera la metà pista, quindi il Sarzan che rientra in possesso dopo l'errore di possesso difensivo dei 5 secondi e tra i Pinazzar che riparte proprio da Alex Pollonica. Fantozzi che gioca, c'è un blocco di Borsi per Fantozzi che carica finta, vediamo se c'è il dai, vai, non arriva la sfera di ritorno da parte di Garcia che è rientrato in pista, quindi Garcia, Fantozzi, il Pinazzar e Borsi. È uscito Nigromociano, probabilmente un paio di azioni le ultime dove poco è riuscito. Attenzione perché sul secondo palo c'era Davide Nadini tutto solo, qui Galimberti è stato bravo, qua è bravissimo invece Pinazzar, è una superiorità sulla quale il Monza dorme e non ne approfitta Sardano perché l'incursione della laterale di destra, un buco completamente a vuoto da quella parte, ha curato l'uomo sul secondo palo, giustamente il primo è rimasto a Zampoli, la lettura difensiva di Lazzarotto ottima, di Zampoli anche, però da un'azione quasi in ripartenza dalla metà pista trovarsi 2 contro 1 è quasi eccessivo. Sì, comunque ha conservato bene la posizione, è rimasto nella posizione che insegna spesso Tommaso Colamaria. Adesso però riparte Pinazzate, Fantozzi, scusate, prova il tiro, c'è Zampoli, c'è e poi c'è Davide Nodina da coprire, riceve di nuovo palla da Pietro Lazzarotto, adesso viene fuori il Monza sempre con Lazzarotto, attraversa il centropista, riparte il Monza, vediamo Davide Nadini conserva nonostante l'attenzione, Davide Nadini va dentro, cerca un tiro in mezzo alle gambe, ci prova a sorprendere Simone Corona ma non c'è niente da fare. Nadini ha avuto la palla troppo sotto, ha cercato un numero al circo, la palla gli è stata un po' appiccicata al bastone. 3 e mezzo alla fine di questo primo tempo, 1-1, grande equilibrio tra due squadre e gli ultimi 100 minuti li hanno conclusi in parità. Ora Davide Borsi davanti a sé, Paul Franci rimesso in pista e direi saggiamente da Colamaria, qui c'era tutto un pallo contro Paul Franci che però riparte, c'è il vantaggio, Franci dentro, il miracolo di Corona sul colpo a botta sicura di Davide Nadini, occhio perché da questa parte Molina a vuoto Garcia e dunque esatto, e quindi il Monza che ha possesso con Lazzarotto, Paul Franci, Galimberti e adesso Marco Ie che fa il suo ingresso in pista, ma Lazzarotto si libera della sfera troppo in fretta e favorisce il recupero di Garcia, poi la palla troppo lunga e dunque sì, uscito anche Martinez, c'è in pista Borsi ad alzare un po' l'età perché comunque l'età anagrafica dei protagonisti in questo momento è veramente bassa, che si rasenta i 22-23 anni. Ora Paul Franci verso Galimberti, 2 e mezzo, quindi questo bel tempo con Paul Franci che va via dalla laterale di destra, lo chiude Borsi che sposta la porta e c'è un palo di squadra grosso come una casa che si è appoggiato, c'è ancora la porta spostata e siamo a 6 palli contro il Sarzana, 11 già contro il lo Iorio, va da Borsi, warning anche per Borsi. Comunque ci stava perché Paul Franci era andato via bene, una volta che viene sicurato sistematicamente con un bel braccio, anche pericolosamente per questa volta ci stava. E dunque Paul Franci e Marco Ie, Lazzarotto e Galimberti, assetto particolare senza Zucchetti e senza Martinez per il Monza, c'è uno scarico fuori per Pietro Lazzarotto che riapre invece per Matteo Galimberti, da questa parte può tirare, va Garcia, c'è la copertura di Lazzarotto, c'è l'attacco di Fantozzi, Lazzarotto prova ad andarsene in mezzo poi centralmente ma trova un muro che si chiama Davide Borsi ed ora ancora l'ex
Olimpia del San Juan, che va a scambiare con Freddy Pinazzar. Gli è entrato uno degli eroi della favola che ha vissuto lo scorso anno il Sarzana. Attenzione qua, Garcia, arriva Galimberti che comanda le danze. Serve una palla che salta sul bastone di Marco Ie, e Pantozzi deve recuperare, uscire dalla propria pista in meno di 10 secondi. Lo fa Pinazzar, laterale di destra, appoggio fuori, Corsi, e la sfera che rientra nella metà pista del Sarzana. Lancia via Pantozzi, fallo di squadra, errore banale di Pantozzi che avrebbe dovuto lasciarla lì perché aveva già fischiato sia Barbarisi che Iuorio. E dunque a 1.29 salgono a 7 anche qui Gentante del Sarzana. Questi sono i falli che ti mandano poi a quota 10, banali, evitabilissimi proprio nell'economia della partita. Occhio ora, Marco Ie entra da sinistra per Lazzarotto, va a chiudere con il Sarzana che prova ad impostare una ripartenza, ma c'è Paul Franci ancora a recuperare l'ennesima pallina. Bravissimo Paul Franci, qua Lazzarotto, Paul Franci è chiuso in Sarzana, la sfera che resta sul bastone di Borsi, poi si impenna e riparte Pantozzi sul secondo palo Garcia, ma è uno strepitoso Zampoli che va a togliere questa pallina, e poi ancora Paul Franci che poi carica, se ne va Paul Franci, cucerà tutto il palo di Franci. Ma ok che dà il vantaggio, ma poi non si è materializzato, e dunque un Paul Franci davvero versione monster. Qui una grande serata per il ragazzo ex Maglieu, alla seconda stagione in maglia bianco-rosso-blu. Ora Galimberti va da Lazzarotto che fa protezione di sfera, si trova fra di Pinazzar, Lazzarotto prova a uscire, 20 secondi alla fine, il palo di Pinazzar, occhio perché salgono a 8 i palli del Sarzana, e finirà un po' anche il Monza, potrà andare al tiro diretto qua, l'accelerazione da parte di Garcia, recupera Oye, mancano 10 secondi, c'è tutto il tempo per una transizione, Oye, Paul Franci, corona, la palla che esce, occhio perché recupera Galimberti, e poi arriva a salvare tutto Franci Pinazzar. Finale incandescente di questo primo tempo, che è sull'1-1 con 19 palli di squadra complessivi, un'intensità da finale di Coppa e un pareggio tutto sommato eco, una battuta al volo Andrea Brambilla. Sì, una partita che si è incendiata letteralmente, due squadre che si affrontano sempre a viso aperto, e comunque ci sta. La Sarzana che ha recuperato buona parte dei palli di squadra anche grazie all'intervento degli arbitri un po' più netto, ecco, diciamo. Niente, vediamo, finisce il primo tempo, vediamo il secondo tempo come andrà. Thank you.
Vediamo i risultati dei primi tempi di questa giornata di Serie A1 di Hockey Pista. A Bassano, Bassano 1, Forte dei Marmi 2, Scandiano 4, Valdagno 1, Montebello 2, Collonica 2. Ricordiamo che si giocheranno domani alle 18 con Reggio Lodi e Trissino, Centro Giovani Calciatori di Reggio.
ben ritrovati al Palarovagnati. È la seconda giornata del giorno di ritorno, la prima di questa decade 2020. E voi Paolo Birri, 1-1 in questa gara all'alto tasso di intensità, con il Sarzana che è venuto fin dal primo istante a pressare alto il Monza. Ovviamente due squadre per certi versi speculari, Sarzana che ha passato in vantaggio con un gol di Mojan in un'azione di 1-3 con una bella protezione di palla, e la squadra sotto l'incrocio, Monza che ha pareggiato una manciata di secondi dopo con Fantozzi Junior che è entrato in pista, ha messo blu, un aggancio blu, tiro diretto trasformato da Matteo Galimberti, che per notizia mi sa che è al terzo tiro diretto consecutivo che infila dopo i due di Piasca. Ora il Monza che riparte, Zampoli in porta, Zucchetti Oie, Polfranci e Martinez, un ottimo Polfranci così come un ottimo Galimberti. Dall'altra parte con Simone Corona, Borsi, Frani Pinazzar, Chico Rossi e Garcia. Non è entrato finora, credo, il solo Perroni da una parte e Schena dall'altra, insieme ai due portieri bianchi, che a far compagnia a Bertolucci sulla macchina rossonera, e Lorenzo Boldi insieme a Cola Maria. Qua Martinez, la conclusione, la deviazione a sporcare la sfera da parte di Mojano, e dunque Sarzana che adesso deve ripartire con Garcia. Guardate il Monza come è alto, sono addirittura in 6 nella metà pista in ligure, con Davide Borsi che va a mettere in mezzo una pallina laterale di destra. Attenzione perché la sfera salta, poi Martinez chiude le gambe e ribatte. Occhio alla sassata da parte di Pignazzar, con Oie che la prende ancora una volta sulla mano, colpita prima da una bastonata, ferma molto bene Carlo Iorio da Salerno, e c'è Martoglie, una pallinata secca con un tiro di Pinazzar battuto. Va Frani Pinazzar, ragazzo che è nato a Buenos Aires, non propriamente la patria dell'hockey, perché c'è una patria dell'hockey, quella è San Juan, e in seconda battuta Mendoza. Frani Pinazzar che ha iniziato a giocare nel club del Porteño di Buenos Aires, figlio d'arte se vogliamo così, infatti anche il papà giocava, poi nel 2017 ha giocato anche il campionato mondiale Under 20 con la nazionale dell'Albiceleste. Scorso anno Frani Pinazzar ha 59 gare e 42 gol per lui, che appunto non è una punta ma nasce forse più come giocatore da pallacanza tutta la pista. Ora va Chico Rossi, lui che è bassanese, occhio perché scadono i 45 secondi, siamo rimasti sorpresi anche noi. Dunque Monza che torna in possesso, anche Rossi non si era accorto probabilmente del tempo che scadeva. Ora Zucchetti che prova la prima sassata, esce in larga, Simone Corona non ha visto partire la pallina. Ora Martinez e Polfranci giocano nell'angolo di destra alla sinistra di Simone Corona, vediamo, prova un dai vai, ma Borsi con il corpo occupa la zona nella quale non riesce poi Polfranci a lavorare e a smarcarsi. Marco Ie fuori per Martinez che batte di prima intenzione, colpisce male sulla ribattuta, anche perché legge tutto Martinez. Oie, Corona salva un gol che era praticamente già fatto, e si mangia un gol già fatto Marco Ie in una situazione in cui il Sarzana aveva uscito molto male, e davvero qui questa volta se l'è la salvata Simone Corona. Sì veramente è stato non perfetto il tiro di Marco Ie, che è andato abbastanza centrale, ma un gran Simone Corona pronto, attento, si aspettava il tiro. Adesso però il Monza riparte con Giulio Martinez contro Davide Borsi, lato destro, passa dietro porta, sempre Davide Borsi che si aiuta col fisico, e adesso palla per Matteo Zucchetti che di nuovo fa ripartire dal centro Polfranci, poi di nuovo Matteo Zucchetti, e c'è attenzione, c'è un fallo di squadra, ma è un 5 secondi così chiamato da Zucchetti, è andato a concludere e la sfera ormai aveva partito il fischio, quindi l'ottavo, il dodicesimo fallo contro il Monza. Attenzione a Chico Rossi che con la sfera che gli resta, attenzione perché Polfranci va a cacciare la pallina di Chico Rossi, in azione pericolosa, la sfera gli è rimasta un po' troppo sotto. Ora Borsi che adesso tirerà da lì, c'è una deviazione su
sulla ribattuta c'è ancora un ottimo col Francisco Jimenez che sta giocando una gran partita, il ragazzo di Veyok Durgel. Ora Zucchetti va a caricare con Martinez di fronte a sé, Borsi gioca a due con Marco Ye, Monza che non ha uomini in attacco, nel senso nell'area, di rigore dovrà tagliare Martinez, taglio a vuoto di Martinez, Sassa invece potente da parte di Zucchetti, il taglio di Martinez ha sbilanciato la fase difensiva del Sartana che era quasi più impegnata a contenere Martinez sul taglio e Oye e ha un po' tra virgolette dimenticato lasciando spazio a Zucchetti, la sua conclusione è sempre pericolosa, qui era pulita la parata da parte di Corona, ora col Martiglie che va a infilarsi in un vicolo cieco, la ripartenza sartanese stoppata da Zucchetti con Corsi che ora se la va a giocare, sono trascorsi 3 e mezzo, sempre 1-1 tra Monza e Sartana, quindi sempre due squadre che lottano ad armi pari. Ora Garcia per Chicco Rosso, stop e tiro, bravo ancora a contenere Polfranci e la ripartenza con Martinez, occhio Polfranci, serve Martinez sul secondo palo, Corona, la palla che resta lì, Martinez ha cercato un extra pass per Marco Ye, la spera forse un po' troppo verso Corona che si è salvato, ancora un'occasione per il Monza. Sì, un peccato, ha ritardato troppo il passaggio, però era difficile anche tagliare la palla di mezzo. Ancora un fallo di squadra, stavolta Iorio fischia il 13° fallo del Team Service Car Monza. Adesso diventa difficile, attenzione adesso perché Borsi anticipa la punizione. Iorio ricorda che è lui che deve fischiare. Ancora Chicco Rossi, si ripete la punizione, di nuovo a Davide Borsi. Alla sinistra di Stefano Zampoli, la palla che sparisce, per un attimo Zucchetti si guarda attorno, poi ancora Marco Ye, riesce a riconquistare la palla, è sull'angolo. E attenzione, Iuario che chiama palla 2. Buon intervento anche di Garcia in copertura a portare via il tempo e la palla Marco Ye. Adesso è palla 2, a destra di Zampoli. Fischia Andrisani e... è Marco Ye che riesce a riprendere palla e poi ancora Capitano Martinez e la partita ricomincia con Matteo Zucchetti che va verso il centro, gran tiro, attenzione, gran tiro e poi la palla però è alta, la chiama Iorio sulla ribattuta di Sarzana, però non c'è Chicco Rossi a prendere palla e nuovamente William Martinez porta su palla adesso Polfranci e scambia con Matteo Zucchetti, un nuovo Capitano Martinez a centropista, Monza che cerca il fraseggio, cerca di liberare l'uomo come è successo prima, ancora Polfranci a centropista, però riguadagna la palla, attenzione Polfranci, finta e anticipa i Pinazzar che adesso va in centro e c'è il fallo da cartellino blu per Capitan Julian Martinez, non cercato ma non è riuscito a portare a tirare via il bastone e quindi c'è una nuova punizione a 1. Monza che si è suicidato, nel senso che è arrivato in superiorità numerica per andare a concludere la lettura difensiva da parte di Ipinazza e dunque ora Garcia che è il miglior marcatore dei rossoneri con 12 reti, il Sarzana che viaggia con 6 su 20, poco meno del 30% al tiro diretto di stagione per i rossoneri di Alessandro Bertolucci che a 20-0-0 hanno la possibilità di passare in vantaggio. Ora vediamo che sia la traversa da parte del Sarzana e ci sarà il power play con Polfranci, Zucchetti e Marco Ye, quindi il blu a Giulia Martinez per l'aggancio di bastone su Frani Pignazzar e dunque il power play rossonero. Ora Borsi va a chiudere la spera che resta, non se ne accorge Zucchetti. Giro palla dei rossoneri, la bordata che colpisce ancora una volta Marco Ye, il Monza che deve cercare la ripartenza, qualcosa quantomeno cerca di tenere pallina, invece la spreca e favorisce la ripartenza dei rossoneri e sono stati i primi 40 secondi di gioco. Vediamo il giro palla del Sarzana con due uomini in mezzo, esce Borsi con Garcia a sporcare la visuale di uno Zampoli enorme a prendere questa bordata di Borsi, poi Polfranci che recupera e lascia la palla su Pinazza che la porta via ampiamente con la mano, Iorio questa volta non se ne avviene, era di schiena, quindi un vantaggio preso da Pinazza.
con Borsi che adesso può scaricare sul secondo palo, dove c'è il gol del Sardana che porta la firma di Garcia. Il vantaggio di questa azione è acquisito probabilmente da quella palla portata via di Pinazzar con la mano comunque di Sardana. Chiude power play e al 6:15 arriva Garcia a firmare il gol del 2-1 e quindi power play e si chiude con il gol dei Liguri. E ancora ricordo Monza che ha comunque fatto bene fino a questo momento, non fosse altro per questo questo attenzione, viene chiamata addirittura un fallo su una punizione contro il Monza per il Sardana. Si sta un po' accendendo la partita un po' pericolosamente per quanto riguarda il team service car. A questo punto la situazione dei falli comincia a diventare grave, perché Monza ha fatto 3 falli nel secondo tempo, siamo a 14 falli per il team service car Monza, 8 falli ancora per il Carispezia Hockey Sarzana. Adesso è Garcia l'autore del gol che porta avanti la palla. Davide Borsi, centropista a cercare la verticalizzazione su Chico Rossi, però è Monza che fa buona guardia e poi la palla carambola nuovamente sul pattino di Chico Rossi, palla per il Monza e viene fischiato un time out per la Cinese. Si chiama minuto Tommaso Colamaria, che parla su 18:20 alla fine con il Sarzana avanti per 2-1, situazione falli 14 contro il Monza, 8 contro il Sarzana. In sostanza in questi primi 6:40 di secondo tempo non ancora commesso infrazioni di squadra. Andiamo a dare anche un parziale alle altre piste con il Porto avanti 4-1 a Bassano. Lo Scandiano che è sopra 5-2 con il Valdagno. Scandiano che è veramente avanti in casa, gioca in un modo, fuori casa di un altro. Montebello e Follonica 2-2, e dunque il Sardana garantì 2-1 con il Monza. Correggio Lodi e Trissino Viareggio domani alle 18, mercoledì il posticipo del derby tra Sandrigo e Breganza. Sì, un Monza che comunque sta giocando bene, non abbiamo grosse recriminazioni se non quella del fallo di William Martinez, che comunque ha portato la prima alla punizione a 1, ovviamente sbagliata, e poi al gol successivo dopo il power play. È un Monza che comunque adesso deve scuotersi. Tommaso Colamaria ha costantemente lasciato in pista Paul Franci nella speranza che i suoi gusti possano comunque portare il Monza a una situazione di vantaggio. Attenzione, adesso è Marco Ghe che porta avanti la palla proprio per Paul Franci, che stavolta si lascia superare. Bravo, Pinazzar a recuperare la pallina, ha inserito Galimberti che ha giocato un'ottima parte finale di primo tempo, un quarto d'ora di buonissimo hockey. Ora Zicchetti, Paul Franci, Galimberti e Marco Ghe con William Martinez ancora in panca dopo l'espulsione. Zicchetti va a fermare un Pinazzar veramente indemoniato, blocca, recupera sfera sul giocatore di Buenos Aires. Ora Galimberti, laterale di sinistra che attende Paul Franci, sono in 6 sulla laterale di sinistra, c'è molto spazio da questa parte, ma Zicchetti cambia nuovamente lato per rimanere su quello, cioè quello di sinistra offensivo. Tanto Zucchetti, un numero di Matteo Zucchetti e c'è il blu per Frani Pinazzar in slalom. Se c'è un giocatore che possiede una tecnica di gran livello è proprio Matteo Zucchetti, che quindi costringe al blu e al fallo. In una situazione in cui il Sardana è a il Monza è a 14 falli ed è avanti 2-1, e invece qui l'hockey è così, si riparte con il numero 7 Matteo Galimberti, autore del gol del 1-1 nel primo tempo. Vediamo ancora dal tiro diretto, poi si segnerà, si giocherà in 4 contro 4, altrimenti 4 contro 3. Barbarisi
dice che è tutto pronto. Adesso alzerà il braccio, può partire Galimberti, vediamo se tira ancora. No, l'ha finta il gancio a Corona, che poi se la trova lì ancora Galimberti, para questa volta Corona, ha avuto una grande occasione qui Galimberti per andare a concludere sul gancio, ha sbilanciato Simone Corona, ma forse ha atteso un secondo di troppo. Occhio perché un fallo porterebbe, attenzione intanto Paul Franci, perché diciamo un fallo di squadra porterebbe nuovamente al tiro il Santana anche con l'uomo in meno. Ora Oye per Galimberti, da quella parte cerca di far uscire il numero 6 Moiano, ed è Paul Franci, Marco Ie deve girare più velocemente, la pallina è in Monza, qua Zucchetti sul secondo palo, Zucchetti non riesce a intervenire per la copertura di Davide Borso. Ora Chico Rossi, tra il sinistra con Rossi, occhio alla superiorità, Zucchetti chiude su Moiano, mentre è rimasto l'urlo strozzato in gola al presidente Maurizio Corona, che qui di fianco si disperava per la recupero poi di Zucchetti, di provvidenziale. Occhio al Monza con Porfeggi, Marco Ie non arriva, Garcia prima sì, via su questo lato no, e a porta spalancata fallisce il gol. Qua Paul Franci e la rete del 21 di Maglieu, che porta in parità il match, e se l'è meritata tutta per la fase difensiva e per l'intensità che ha messo in questa partita, e per lui è il gol numero 9 in stagione. Dunque a 16-04, ancora in parità 2-2. Monza che questa volta ha capitalizzato l'ultima parte di power play, è stata comunque positiva perché ha spostato più di una volta la difesa e il triangolo difensivo rossonero. Sì, ha girato bene, nonostante tutto ha solo interrotto a un certo punto la manovra. Attenzione, un nuovo fallo chiamato da Carlo Iuorio, che va a fare un warning anche a Tommaso Colamaria, e questa volta è il 15° fallo. Tocca a Sarzana andare contro Stefano Zampoli, e è di nuovo Garcia che si presenta sul dischetto. Quindi Geronimo Garcia, siamo 6-21 adesso in stagione, questo è il 22° tiro per il Sardano, e c'è ancora Geronimo Garcia. Vediamo il 78. Ora per lui 13 gol in campionato con la maglia rossonera, è il miglior marcatore dei liguri. Parte Garcia contro Zampoli, il gancio, l'altra schiaccia, questa volta Zampoli non si fa superare, ed è il terzo tiro diretto fallito dal Sarzana. Qua allora metà pista, ma ha fischiato un fallo 9 contro il Sarzana. Occhio perché il prossimo fallo sarà il Monza ad andare in lunetta con la partita che adesso ha veramente alzato il tono. Paul Franci con Perroni, è entrato anche il 46, il classe 97 l'anno scorso, spesso titolare, adesso invece lo vediamo schierato da Alessandro Bertolucci, lui che tra un po' sarà il laureando, ed è colui che sosterrà una tesi laurea tra non molto tempo, che però commette il decimo fallo e manda in lunetta. Questa volta ancora Galimberti con Paul Franci che gli va a dire qualche cosa. Uno su due Galimberti stasera, e questa è la terza occasione dal dischetto per Galimberti contro Simone Corona. 15 palli contro il Monza, 10 contro il Sarzana, 15-15 alla fine. Galimberti stop e tiro, questa volta Corona è bravo e la palla è l'angolo, la presa sull'avambraccio sinistro, e fa un male terrificante, una sassata di Galimberti presa proprio tra il guanto e la gomitiera. Qua è terrificante il dolore, e tra i dita più, a due dita più alte, e per Galimberti sarebbe stato il 2 su 3, invece è un 1 su 3 per lui, e per il Monza in stagione resta 2 su 12 le percentuali dal tiro diretto, quindi molto molto basse.
siamo qua sotto il 10%. Ora proprio Galimberti prova a giocare con Paul Franci, adesso per un po' si giocherà senza una spada di Damocle sulla testa di nessuna delle due squadre, ovvero ci vogliono 5 palle a testa ancora prima di andare in lunetta. Qua è Zucchettismo, 2-2, 14-56, qua Perroni, fallo su Zucchetti, due interventi del 46 rosso nero, warning a Rossi. E quindi warning a Chicco Rossi, dice: io non ho detto nulla, ho perso il conto dei warning, ma praticamente tutti, ricordo Borsi. Abbiamo Calo Iorio, quindi è a Chicco Rossi. Ho parecchi giocatori con il warning. Ora Marco Ie gira dietro porta, l'apertura verso Galimberti che arriva di rincorsa, salta prima Rossi ma poi trova il fallo, lo commette lui, esatto, andando contro Borsi, e solo non manca la pallina con Garcia fallendo, un'altra occasione colossale, e lasciando un altro urlo sforzato in gola al presidente Borsi. E quindi si resta sul 2-2, qua occhio perché c'è il blocco di Paul Franci e il fallo esce. Rossi, perché mi sa che Brambilla mi sa che Bertolucci l'ha visto un po' nervoso e ora sta mischiando le carte con Garcia. Borsi, Perroni, attenzione, intanto il Monza che riparte con la conclusione di Zucchetti che finisce contro la copertura. Ora c'è tanto nervosismo, Barbarisi dice che è palla 2, sì, tanto nervosismo tra i giocatori. Dunque Peroni, Borsi, Garcia, Ipini, Azzar da una parte, Oie, Zucchetti, Martinez che è rientrato e Galimberti, ne è uscito Paul Franci, ma presidente 14-10 alla fine probabilmente Paul Franci lo rivedrà. Sì, sicuramente Tommaso Colamaria lo riutilizzerà perché è un giocatore molto dinamico, è un giocatore che comunque quando va in uno contro uno, contro uno come Davide Borsi, può risolvere la situazione, può comunque fargli commettere se non altro il fallo di squadra. Adesso però vediamo nuovamente Perroni, Ripina Zara, centropista, Davide Borsi che arreda, riceve palla in questo momento, parte il tiro di Davide Borsi e c'è Matteo Galimberti che recupera palla prestato da Perroni, anche un po' troppa foga. Andrisani comunque non dice nulla, adesso è Matteo Zucchetti che finta il suo tiro, poi arriva sul fondo, cerca di tenere la palla. Da un aggancio tra Peroni e Zucchetti, situazione classica dell'occhio dove il bastone di uno finisce sotto l'ascella dell'altro che non lo molla, e sempre situazione ambigua da valutare su chi cerca di restare lì e spingere, chi invece col braccio trattiene il bastone. Ora c'è Borsi contro Galimberto, Zucchetti che va su Pignazzar che gira la mano, Zucchetti lo aggancia, poi lo schiaccia contro la balaustra e Andrisani chiama fallo. Attenzione perché Barbarisi dice no, si parte da qua. Tanto perché l'intervento era stato corretto, c'è stata poi la spinta successiva che ha mandato il giocatore del Sarzana contro la balaustra. Qui c'è stato l'intervento. L'intervento di Federico Andrisani. E adesso. Barbarisi. Qualche attimo di pausa mentre asciugano il punto dove era caduto prima il giocatore. Adesso si può ricominciare, dice Barbarisi. Intanto è entrato nelle file del Monza Davide Nadini. Il suo è il compito di curare i Pinazzar. Mentre adesso è Perroni a centropista che scambia con Garcia, la palla per Borsi alla sinistra di Stefano Zampoli, una virata, tenta il passaggio, la palla rimbalza sul tacco di Garcia e poi Julian Martinez per Marco Ghe, cerca il passaggio ma è Perroni che fa rimbalzare la sfera.
e c'è il taglio di Martinez sul quale Oye prova a far recapitare la sfera, ma va lungo, si lavora sulla laterale di sinistra, offensiva del gol di Nadini, l'assist di Oye e il gol di Nadini con la diversione volante come non vedevamo da una vita, e a 12:24 dalla fine il Monza per la prima volta mette la testa avanti. È il gol caratteristico di un Davide Nadini che aspetta la palla vicina e poi riesce sempre, in questo caso è riuscito alla grandissima a trovare il set. Un ragazzo Davide Nadini che quest'anno ha fatto tanta fatica per problemi fisici con la schiena, il lavoro ed ora il gol di Nadini, è solo il terzo campionato, ma questo vale veramente tanto perché il Monza riesce a mettere finalmente per sorte sua la testa avanti. Occhio perché Nadini adesso è proprio lui a recuperare il gol dato a Fiducia, qui non c'è fallo di Borsi con Perroni che ha Oye alle calcagna, il gol è l'esultanza poi di Marco Oye al suo assist con Perroni che va a puntare il Reusens e poi scarica per Gianluigi Garcia, occhio perché Saldana non è mai morto, ora Martinez va a recuperare pallina, il Monza con il gol ha preso anche un po' di fiducia, cosa che in stagione è mancata spesso, qua Martinez prova a girare al volo per Davide Adini, la ripartenza, Borsi laterale, Perroni, Borsi mette in mezzo, ma lancia Galimberti con il suo intervento, occhio al 7, vede in mezzo, Martinez che la schiaccia qua di testa, il tutto un po' come è Giardinero Cruz. Eravamo a questi livelli, rientra Chico Rossi per dare un po' di dinamismo offensivo, anche se questa sera il Bassanese non ha appunto tantissimo come in stagione scorsa quando il classico 93 ha firmato una stagione spettacolare con 38 reti, quella del Sardana, quella della finale di Coppa Italia, quella della finale di World Skate Europe Cup, quella che l'ha portata a giocare anche la Supercoppa Europea della magnifica casa del campione Europa dello Sport di Lisbona, ma qui è sotto al Palarovagnati e deve rimettere la testa avanti con il Monza che ora se ne va dall'altra parte, occhio perché c'è un rimpallo, Martinez va lateralmente, questo è stato un passo più là, Corona è uscito, se la ride perché ha bucato l'intervento e vediamo in panchina probabilmente con Maurizio Garofalo, comunque Graziano, comunque con la panchina ligure è dato, ha messo un sorriso perché ha capito la gaffa che stava combinando con quell'uscita, con quel rimbalzo storto delle balaustre. Ora Galimberti con Perroni, va in anticipo su Martinez, adesso Perroni un po' è entrato in partita nel senso che ci ha messo qualche minuto, un paio di falli a commessi a freddo e ora invece è perfettamente in partita con Perroni, c'è il Pinazzar, Rossi e Garcia, occhio a questa conclusione sulla quale Corona ribatte col suo bastone, con il portiere è un po' più alto, più spesso rispetto a quelli dei giocatori e mette in azione, occhio perché parte il Pinazzar, una classica azione alla rampulla, ma non è rampulla, ma viene fermato, ora Martinez prova a metterlo fuori, lo aspetta Simone Corona che va a ribattere, qua ci mette qua il Pinazzar, Perroni, Pinazzar, Martinez, un Mendossino contro un ragazzo di Buenos Aires, non probabilmente la patria dell'hockey in pista, ma tanta strada per il Pinazzar, bravo anche Fantozzi, lui polonichese, figlio d'arte, la sua conclusione adesso della conclusione di Pinazzar deviata, ancora Julia Martinez che è rientrato in pista con un figlio ben diverso da come aveva iniziato questa partita, occhio perché se ne va Marco Ie che apre per Galimberti, ma arriva ancora il Pinazzar su questa pallina, siamo entrati in 10 minuti di gioco, 9 per esattezza, e Oye se la gioca con Galimberti, la palla resta lì, salta come una palla da tennis, nemmeno possono Wimbledon, e non interviene neanche Zampoli, occhio perché Rossi esce per il Pinazzar, c'è pronto Fantozzi, attenzione anche alla bordata dell'ex Pollonica, ancora il Pinazzar deve giocare fuori per Petroni, ci sono 36 secondi, la bordata di Galimberti che si tocca per evitare la pallina, lo prende in fronte, è voto all'istinto e alla prontezza del numero 7 monzese, 18enne, davvero 10, Martinez, ha una mano, Martinez, la palla resta lì con il Sardana che può ripartire, Rossi contro tutti, Rossi contro Nadini, e qua c'è il palo in attacco, chiaro e netto da parte di Rossi che ha colpito in pieno Nadini, va anche a dirgli qualcosa. Occhio a Rossi perché ha un warning,
sì, comunque non è stato, entrambi sono andati a cercare la palla, non è... è sicuramente stata una svista, sì, perché lui ha cercato di girarsi, in quel momento c'era proprio Davide Nadini piazzato e corretto il fallo. Questo è il fallo, e se abbiamo i blocchi dobbiamo avere anche un fallo di sfondamento. Ora Martinez che fa protezione con il corpo, finta dalla sinistra, poi ci va anche dritto steso sul parquet, dice qualcosa a Barbarigi, qua il Pinaza, guardate ormai ha i Vraghi, Galloni, dal leader della formazione di Alessandro Bertolucci, ora è proprio lui sul blocco di Perroni, gioco a tre, ma sono in tre rossoneri, in mezzo metro, Nadini legge tutto, attenzione perché c'è un 2 contro 1, Nadini, mette il gol, meraviglioso, di Nadini in velocità, che salta Simone Corona, firma la sua prima doppietta stagionale e il Monza strano è avanti con un più 2 sul Sardana, ma 8 perché è luminoso come lo chiamano in Spagna, il tabellone recita 7-52 dalla fine, la squadra di Alessandro Bertolucci sicuramente non volerà un centimetro, si è anche aperto un po' la bocca Davide Nadini e dunque un gol al volo, un gol in slalom ritrovato dopo 14 gare di campionato, la sua prima vera gara di questa stagione, ha inaugurato bene il 2020 l'ex UPB Modena e Correggio. Sì, Davide, fino a questo momento un inizio di partita, attenzione al tiro, nuovamente la pallina arriva, mamma mia, più da 0-8, arriva in protezione, dicevamo di Davide, un ottimo inizio 2020, che è il Davide che vogliamo questo. Parole del presidente Brambilla, Lazzarotto e Galimberti, due diciottenni per gestire un doppio vantaggio, così è la squadra di Tommaso Colamaria, forse in questo secondo tempo come non mai, Galimberti che va sul fondo ma bravo a non commettere fallo e a fermarsi di tanta intelligenza perché questo sarebbe stato il fallo numero 19 del Monza, ora è Perroni da diversi minuti ormai in pista, quindi pianta stabile per Alessandro Bertolucci, non ha più schierato Negro Mugiano, mentre c'è fuori anche Borgi e Chico Rossi, entrambi con warning che pesa come un mezzo macigno sulla loro schiena, ora Lazzarotto, Oye, Galimberti e Julian Martinez, dall'altra parte di Pinaza, eccolo qua Negro Mugiano che è entrato in pista, Negro Mugiano con Fantozzi, occhio al taglio di Martinez, dietro Porto Oye, chiudono in tre Perroni, Mugiano e il portiere Corona, qua un no look per Fantozzi, ma Mugiano è la seconda volta con una palla in verticale verso la linea di fondo che non riesce a leggere, qua Perroni, qua Galimberti che devia la pallina contro il proprio naso ma non ha fatto neanche una piega, quindi Iron Man Galimberti, Pietro Lazzarotto va a lavorare, già 70 presenze per lui che ha 18 anni, occhio per William Martinez, giro dietro porta, è riuscita Galimberti perché il Monza preme il Sardana, sta lavorando tanto il Lazzarotto, una finta, Lazzarotto in slalom, il tremonzese e poi commette il fallo nella protezione palla, sarà una palla 2 questa, c'è un time out, indubbiamente lo poteva chiamare solo Alessandro Bertolucci perché il suo Sardana dopo 44 minuti netti è per la prima volta un po' in crisi. Monza che veramente ha veramente trovato la vena giusta, possiamo dire, in questi ultimi minuti, fatte salvo qualche ingenuità dovute probabilmente anche alla stanchezza dei giocatori, però anche l'ingresso di Pietro Lazzarotto ha subito portato via una palla insidiosissima davanti a Stefano Zampoli e adesso vediamo come Tommaso Colamaria sta tracciando le linee del prossimo attacco sulla sua lavagnetta, sta cercando di motivare una squadra che comunque è in pista con due diciottenni praticamente, abbiamo in panchina sia Davide Nadini, Matteo Zucchetti e Paul Franci pronti a rientrare in pista, così come Alessandro Bertolucci sta facendo riposare sia Garcia, Davide Borsi e Chico Rossi. Vedremo adesso, vediamo se Tommaso Colamaria ha qualcosa da dire a Carlo Iuoli, sorride. Qua non parlano lo stesso dialetto, sono due, un campano e un pugliese, un salernitano d'occhio e un giovinazzese anch'esso di OCG. Si riparte 6-0-0, un video overtime però con il Monza
che parte dal dunque, Fantozzi contro Martinez, gira dietro porta, c'è la soluzione Ipiñazar, c'è Perroni fuori con De Camogiano, Perroni non trova lo spazio per Coglie, chiude la visuale, spera lunga e Monza che rientra in possesso, ancora Marco Ye che prova a dare in verticale, Galimberti chiude molto bene Fantozzi, vediamo che recupera Frani Pitazar, è lui che prova a dare la scossa ai rossoneri, infine andare a tre destra, infine andare a tre in area, non c'è lo spazio, prova ad andare, Brunetto schiaccia, Zampoli è andato vicino quasi a quella magia che portò il Sarzale in finale di Coppa Italia. Qua non c'è il gol da copertina com'è allora, ma c'è un ottimo Stefano Zampoli che va a chiudere la probazia dell'87, bravo, sempre cresciuto, stiamo parlando sempre di un argentino che ha un classe 98, quindi ne farà 22, giovani di qua, giovani di là, c'è anche Perroni che è un 97 esattamente come Andrea Fantozzi, blocco di Martinez, c'è il taglio, occhio ieri, porta via spazio portandosi in giro per la pista Perroni che va sulle tracce di Martinez, verticale lato per il Monza che fa trascorrere i secondi, ne ha 15 prima di dover concludere l'azione offensiva, alto Perroni, alto Fantozzi, Galimberti che c'è un 2001 esattamente come il 3, Lazzarotto qua di Piazza, Lazzarotto se ne va, occhio perché non c'è nulla, dice Barbarisi, dunque si può ripartire con Fantozzi, non ancora, ha fatto vedere una bomba delle sue, spazio ne ha avuto poco, però attenzione, vediamo se carica e tira, no, veramente in possesso di un tiro secco e potente, poi Piazza la mette accompagnata, prova una deviazione del Negramogiano, ma Zampoli è bravo, qua va lungo Martinez, Galimberti alza la mano e chiede scusa, mentre Girardelli si lamenta per questa palla persa del Monza, abbiamo Corona da una parte che soffre, Girardelli dall'altra non da meno, ora Fantozzi, vediamo se prova la bomba, no perché Galimberti arriva lungo, non può saltare in velocità, poi si ferma, probabilmente la punta di lungo non ce l'aveva, avrebbe anche saltato, ma trova un rovescio, trova bravo Zampoli, 3.47 il cronometro, il peggior nemico di Santana e l'alleato migliore che potrà salvare il Monza, il pirata Zampoli con un numero in uscita dallo specchio, Galimberti e il Monza che adesso prova la sortita con Martinez che va a perdere una pallina, in possesso palla con la Maria e Farinola vanno a dire qualcosa al tavolo chiamando un time out, probabilmente per il Monza, vuole calmare i suoi 3.20 con vediamo Mogiano che si lascia vedere, non protesta perché è evidente la palla persa, Galimberti va di palla della Martinez, altra palla persa del Monza che non tiene una sfera più di 10 secondi, la portata con Zampoli, la sfera resta lì a lungo con la punta della stecca dello Zampoli e poi Frani Pinazzar, Sarzana che deve cercare gli ultimi assalti, siamo a 2.50 dal termine di questa seconda gara del giro di ritorno, la prima del 2020, la botta da parte di Pinazzar che poi guarda, non mi va bene niente, occhio a Martinez che si va a prendere un aggancio con bastoni, no, un semplice fallo di squadra, qua secondo me è andato dritto sull'uomo, Barbarigia e Ruario bravi per 47 minuti, questo era credo un blu tutta la vita perché Pinazzar aveva appena alzato la testa, il gesto del corpo con quel guardare al cielo, partire in quarta, ha guardato probabilmente solo l'uomo di Pinazzar, anche perché sta giocando una partita di sostanza, l'ossigeno dopo un po' quando manca 2.40 ed è 2.60 nella quale ti mancano anche la partita delle gambe, probabilmente lì è andato sull'uomo, ma siamo solo a 13, quali contro Sardegna, 18 contro Bozza. Sì, è un Ipiñazar che è proprio incredibile, il fatto che Barbarisi non abbia proprio puntato nemmeno il cartellino, nemmeno un ruolo, niente, assolutamente, l'ha letta così, in effetti forse l'angolazione non era facile, da qua è apparso molto evidente, comunque forse non dalla parte delle telecamere, ma da dove siamo noi del campo, è apparso evidente l'aggancio di Pinazzar, la bastonata c'è arrivata. Dunque la prima mezza critica a Barbarisi a 2.41 dalla fine è davvero un premio, comunque l'arbitraggio che
completamente ininfluente, anzi è stato ottimo per i canoni. Comunque hanno arbitrato, anche se i falli sono 31, tantissimi, però una gara di grande intensità. Ora Whitehead che recupera un'altra grande pallina, se ne va centralmente, Garcia la bordata, qua Lazzarotto, no, non arriva e contiene il Pinazzar. 130 secondi e poco più, e il Monza dovrà cercare di gestire il Sardana con i Pinazzar. Vediamo, prova l'uomo, la palla in mezzo, Paul Franci se ne va in un testa a testa, prova a tenerla e a far passare i secondi, ma la regala ai Pinazzar. Terza palla persa dal Monza, il Sardana ha tutte le credenziali e i favori di un Monza che di tenere sfera e fare possesso non le vuole sapere. Io ho visto la Girardelli, uno che quando si era tenuto in pallina erano altri tempi, ma non gliela portavi via mai, e invece la sua squadra ha una gestione che è di opposto. Ora vediamo, eccolo qua Paul Franci, forse a passare i ritmi Martinez, e può anche andare a prendersi qualche pallo. Ora Bartoglie con vediamo Garcia che qui commette il fallo suo, è il 14esimo con il più perché ha allungato la gamba per cercare di farlo sgambetto. Meno di 100 secondi alla termine, e come io prima anticipato e adesso vi ribadisco, veramente il cronometro è il peggior nemico di questo Sardana. Julian Martinez in mezzo a 4, sontuoso il capitano, il mendocino, 102 partite maglia Monza. Paul Franci se ne va e recupera pallina, ma poi la lascia lì per il Negro Bojano. L'ultimo assalto dei rossoneri, devono cercare un gol in fretta per poi provare la bagarre nel finale. Occhio a Fantozzi, lui può provare la conclusione che adesso fa. Arriva Zampoli, i due hanno giocato in nazionale insieme e si conoscono molto bene. Qua Marco Ie, vediamo chi cerca il compagno, ovvero Martinez. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, altra palla persa. Nelle ultime 6-4 il Monza ne ha buttate via, il Sardana che ora deve cercare l'ultima portata con Zampoli, che però non ha traffico di fronte e quindi ha facile respinta il Monza, che è veramente a un passo dalla vittoria numero 4 in campionato, che sarebbe fondamentale. Ora Martinez, Martinez che va a sbagliare un gol con Corona sdraiato, cercando un numero da 130 secondi alla fine, con Fantozzi che la mette in mezzo e Lazzarotto che arriva a chiudere il corner con quella deviazione sul secondo palo. Ed è la formazione di Tommaso Colamaria che vince la prima gara del 2020 con lo Jäger, va a andare in slalom, e Lazzarotto che perde questa pallina. Inizia bene la formazione del Team Service Car HRC Monza, che porta a casa tre punti fondamentali per la lotta ai playoff. Il Monza che nonostante il Sardana e nonostante una periodo di vacanze Natale Capodanno passato e trascorso a lavorare sui social, abbiamo visto tutte i posti dove comunque la formazione di Bertolucci si è allenata con grande intensità, e qui però non passa, vince il Monza per 4-2. E dunque i Brianzoli che proseguono nella sua corsa verso i playoff in nona posizione. Adesso noi vediamo un attimo la classifica della Serie A1 in real time con il Forte Levanini che in questo momento ha agganciato il Lodi in testa. Lodi giocherà domani a Correggio. Il Monza che è a quota 16, ma lo Scandiano che è a quota 19. Dietro ci sono Montebello e Bassano, potrebbe essere anche il Montebello di Gerone la principale avversaria per la lotta ai playoff dei monzesi. Montebello che ha perso in casa per 3-2 con il Pollonica, con una rete del finale di Marco Pagnini. E dunque vediamo se riusciamo a darvi la classifica quantomeno di questo finale, con sì, il Monza che risale a più 5 su Montebello e Bassano, quindi vittoria fondamentale. Arriva a 3 punti allo Scandiano, a 4 da Sardale Polenica che sono a 20. Dunque 4-2 si chiude la prima partita di questo
2020 con il Monza, che con una doppietta di Davide Nadini, un gol di Galimberto di tiro diretto di Paul Franci, batte il Sarzana che è andato a segno con Mogiano e con Geronimo Garcia. Da Paolo Verdi è tutto, Andrea Bambilla ci ha già lasciato, noi ci sentiremo tra 15 giorni per la prossima, il Monza giocherà nella prossima giornata a Viareggio, mentre le nostre prossime gare interne sono il 18, sabato 18 qui con il Biasca per l'Eurolega, e poi il mercoledì dove ci sarà il Porte dei Marmi di Gigio Bresciano. A voi un ringraziamento e un buon 2020.